Buonasera a tutti e ben ritrovati a Non Solo Cucina. Buonasera. Buonasera. Siamo sempre noi tre, però in realtà stasera abbiamo un super ospite. Buonasera. Come promesso abbiamo con noi Christopher Favretto, che è un giovane cuoco, giusto? Sì. Di Almenno San Bartolomeo, una giovane promessa di Almenno. Di Longa, precisamente. Di Longa, noi siamo un po'. Giochiamo in casa. Di parte, infatti. Ce lo stiamo coccolando. È giusto. Largo i giovani, né? Sì. Infatti, bravo. Come prima ospitata, abbiamo scelto proprio il futuro. Giusto. Giustamente, non solo cucina. Siamo rimasti nell'ambito della cucina, ma abbiamo ospitato Christopher per deliziarci un po' delle sue ricette, della sua storia di cuoco. Spero di essere all'altezza. Sicuramente. Ecco, noi siamo curiose di capire perché tu hai scelto questa strada, come hai avuto l'illuminazione. È un po' il tuo percorso, ci piacerebbe capire, anche per giovani... Altri giovani ragazzi che... Anche mio nipote si iscriverà, quello di mio figlio, ecco, all'alberghiera. Infatti. E fa la terza media e si iscriverà all'alberghiera. Beh. Sì, sarebbe bello, Christopher, che tu potessi dare un messaggio a chi ha questa passione e quindi a spingerlo a intraprendere questa strada, insomma. Ok. Bene, quindi raccontaci Vai, un po'. Parti. Il primo consiglio che mi sentirei di dare... Abbiate passione e pazienza. È un lavoro che voi prendete un calendario, guardate i giorni rossi e li cancellate. Perché voi quei giorni sarete impegnati a lavorare, molto probabilmente senza avere neanche orari di riposo in quelle particolari giornate. Per cui per superare facilmente questi momenti pesanti comunque della vita lavorativa, passione e cuore. Bello, anche perché è un settore molto duro, mi spiegavi fuori comunque che sono molto rigidi, sono molto severi, quindi se non hai comunque anche carattere, probabilmente ti smonta, cioè ti lasciano un po' per fare anche un po' di selezione, sì. Secondo te? O... È un settore dove la selezione la fanno sia in base al carattere, però quello conta e non conta. Nel senso, può esserci quello col carattere più esuberante che viene fermato prima di quello invece più riservato, perché quello esuberante, per far vedere che lui sa fare, che è bravo, magari va oltre le sue reali capacità. Quello che invece rimane un pochino più introverso, poi quando effettivamente lo si vede lavorare, si vedono le sue reali capacità, che magari sono più alte di quanto uno potesse mai immaginare. Certo, quindi alla fine è caso per caso, quindi non puoi dire quella persona di sicuro sarà chef, ma in realtà devi vederlo sulla... Si deve vedere comunque sul campo. Per cui magari ci vuole comunque anche all'inizio, penso soprattutto, anche un po' di umiltà, nel senso non pensare di essere subito arrivato, ma comunque c'è sempre da imparare. Come in ogni lavoro, ma nel nostro soprattutto, parola d'ordine, umiltà. Lo dicono anche i grandissimi chef, da Cerea che Bergamasco in su, anche se siete già arrivati ad obiettivi alti, continuate a studiare e a lavorare per migliorarvi. Non esiste un limite massimo da raggiungere. È vero. Cioè, comunque sono cose che valgono per tutte, però in un settore del genere poi da una grande... Stella Michelin è ancora più importante. Diciamo che è un lavoro sacrificante, perché come hai detto tu non conosci festa, non conosci domenica, non conosci giorni lavorativi, ma poi alla fine probabilmente i risultati ci sono se c'è l'impegno. Sì, devi avere hai il passione. Miglior risultato e la soddisfazione. Certo, con la passione. Tua personale, quando magari pensi un piatto... Magari ti viene in mente anche in sogno, poi ti svegli la mattina, dici lo metto in pratica e vedi che è un piatto che può funzionare, con le dovute correzioni. Qual è la più grande soddisfazione per un cuoco? Che bella questa cosa. Sai che sono parole belle. Un po' di poesia nella cucina. Ma davvero, che bravo che sei.
Infatti. Dai, allora partiamo dal Christopher piccolino. Cioè, tu quando è che hai iniziato un po' a avvicinarti alla cucina? Cioè, l'hai fatto spontaneamente, nel senso così... La passione da quando? Quando è nata? Passione da sempre, posso dire. Poi che mi sono avvicinato realmente alla cucina, quindi ho iniziato l'alberghiero un po' troppo tardi. Ah sì? Perché io prima di fare l'alberghiero ho fatto 5 anni di liceo scientifico e poi ho intrapreso la strada dell'alberghiero, terminata la quale avevo fatto allora, un corso... 10 anni? No, ho fatto 3 anni di alberghiero. Ah, 3 anni? Perché prima ti hai integrato gli sì, altri. Sì, ho capito. Matematica, ma hai fatto anche il liceo? Sì. Sei istruito. E quando hai fatto il liceo ancora non eri convinto, nel senso non sapevi che avresti fatto poi la meglio non toccare tasti dolenti. Ah, ho capito. Sono stati anni tribulati sì, allora. Diciamo così. Che alla fine, no, ma anche, è giusto anche per chi ci ascolta. Certo. No? Che magari magari uno da sempre ha avuto quella passione, però magari in casa c'era più... anche i pediatrici dicono: ma no, ma vai a fare il cuoco, che magari non trovi lavoro. Cioè, non fare questo, che magari, ma no, ma... Perché poi, effettivamente, uno ha questi sogni nel cassetto. Io volevo fare la... non mi ricordo più cosa volevo fare. L'archeologa. L'archeologa. E vabbè, dico, mia mamma. E dice, vabbè, fino a 6 anni dicono, vabbè, sì, vabbè, bravissima, Chiara, così. Poi a un certo punto dice, dai, Chiara, cioè... Fai qualcosa che può darti qualcosa che può darti una base. Sì. Che poi può andare bene, perché se tu hai delle idee strambe poi dici no, meno male che ho fatto questi studi perché altrimenti chissà non avrei mai trovato lavoro. Dall'altro invece c'era questa passione tua forte, però vedi che alla fine è uscita ancora. Sì. Quindi non ha assopito quello che tu hai, anzi certo. Forse te l'ha recata ancora in modo più forte. Sì, diciamo che se uno... È uscita ancora più determinante, ti sei buttato a capofitto. Sì, se uno ha nella sua idea quella che... Un domani si vede con la giacca bianca e il cappello in testa, difficilmente anche la famiglia, che giustamente mi è capitato poco fa di sentire una madre che diceva al figlio: io per te non voglio una vita che sacrifichi la famiglia. È vero, non sai cosa sia avere una famiglia lavorando in questo settore, però... Beh, noi abbiamo un bel esempio perché Chicco Cerea ha una bellissima famiglia. Sì. Ah sì, è vero. Mi sembra 3 figli. Sai che... È una bella famiglia, quindi dici, non è, se vuoi, puoi. Sì, devi riuscire ovvio, non a ritagliarti magari la famiglia. Anche la famiglia deve sapere. Nel settore lavorativo in cui sei. Non significa che una cosa annulla l'altra. Sì. Possono convivere, magari con qualche difficoltà, però si può fare, insomma. Domenica c'era qui un chierico che fa il 4° anno di teologia, che era cuoco. Ah, lui ha fatto 5 anni di cuoco, poi ho capito che la mia strada non era quella, ma era più legata al Signore, e ha fatto una preparazione, e adesso il 4° anno. Vedi? Ma bisogna, che bravo che era nella sua predica, nel dire le sue cose. Beh, ci sono storie... Come tu che hai fatto il liceo. Sì, ma come la mia ce ne sono molte altre di storie, anche di chef già arrivati... Del terzo miglior chef al mondo, che è italiano e si chiama Massimo Bottura, che è di Modena. Lui prima aveva un ingrosso di prodotti petroliferi, ma pensa proprio totalmente un altro settore. Proprio, Poi è uno dei cuochi più reputato il terzo migliore al mondo. Mamma mia, è giovane? Avrà 48 anni. Ha proprio l'età dell'uomo proprio. Sì. Sì. Perché quindi, il bello dell'uomo, se qualcuno ha sta passione, ormai oltre all'alberghiero esistono un'infinità di corsi. Seguitela. Sì. Ecco, ci dicevi, hai fatto quindi 5 anni di liceo scientifico, poi? Ho fatto 3 anni di alberghiero facendo degli esami integrativi per entrare direttamente al 3° anno. Dove l'hai fatto l'alberghiero? A Nembro. Ok. Ah, non a San Pellegrino. No, per mille questioni. Sì, sì, le tue per carità. E poi ho finito l'alberghiero tramite una conoscente. Ho avuto l'occasione di fare un master di cucina, chiamato per l'appunto Master della Cucina Italiana, con tutti i migliori chef d'Italia e alcuni tra i migliori al mondo, dove oltre ad accrescere il livello tecnico, ci hanno permesso a me e ai miei compagni di accrescere dal punto di vista mentale.
di avere un approccio con anche solo il semplice coscia di vitello, approcciarla come l'animale che è morto per il nostro piacere. Ma davvero? Pensa a te, che roba! Caspita, e questo non ti ha influito, non ti porta poi a essere un po' a queste cucine un po' che vanno di moda adesso, vegane, vegetariane, o no? Personalmente no, perché però comunque l'animale è morto per il mio piacere. Ah, quindi in realtà non è che lo fanno per dirti... No, loro l'hanno fatto... Per... C'è il senso positivo, lo vedono. Sì, loro lo hanno fatto per dire... Rispettate quello che state toccando. Ah, ok. Ah, ho capito. Non dovete prendere, e perché è un pezzo di carne, trattarlo come se fosse uno straccio. Ma pensa a te. Un pezzo di carne deve recare piacere. Deve recare piacere ai tuoi clienti e a te. Ma pensa... Si è proprio mai finito di imparare. Una formazione ulteriore, sì. Non solo da un punto di vista della cucina, della preparazione dei piatti, dell'insegnamento, ma comunque anche ti forma come persona, sì, come mentalità. Dal corso che ho seguito io, su 800 ore complessive di corso, meno della metà erano di cucina. Le altre erano di arte, estetica, filosofia. Ah, sì. E dove l'hai fatto? A Vicenza. Sì. Stavi su sempre? Sì, tornavo nei weekend ogni tanto. Sì. E quanti eravate nel corso? Il corso era formato da 20 persone di tutte le età e di tutte le categorie. Perché c'era chi come me era appena uscito dalla scuola alberghiera, chi già lavorava come cuoco, chi era già chef. Ma anche gente che ha 52 anni, da direttrice di uno studio d'arredamento, ha deciso di stravolgere la sua vita, un po' per seguire la figlia in America, un po' per passione sua, e di intraprendere il mondo della cucina. Ma secondo te, se uno vuole essere, adesso io sparo, perché dico, vabbè, non so, una persona di 50 anni lascia il suo lavoro e dice, voglio aprire un bed and breakfast, però fatto bene... E questo corso potrebbe servire? Nel senso, ti aiuta magari a... O è più... Ti apre più orizzonti, secondo te, questa scuola che tu hai fatto? O ti dà più concretezza? Diciamo che se uno non ha le basi, personalmente non la consiglierei. Mm. Perché comunque le basi gli vengono date per acquisite. Magari sì, le approfondisci durante le lezioni di cucina, ma... Su 8 ore di lezione se ne fai mezz'ora di base, tanto. Quindi... Pensa che bravo. Cioè è una continuazione a quello che tu già sì, hai. Questo. Loro presuppongono che tu abbia comunque delle basi, certo, capito, più o meno solide, ma che tu le abbia. Mm-hmm. Ma poi questa è una scuola privata oppure comunque come funziona? È una scuola che è stata creata da Confcommercio di Vicenza. Uno chef stellato e un medico che è qui di Bergamo, di Val Brembo. Sì, come si chiama? Febrari, dipendente Febrari, un endocrinologo. Ah. È quello che mi ha fatto conoscere questo corso. Perché comunque molti medici adesso lavorano più che proprio sulle medicine, sul cibo. Cioè il cibo visto veramente come medicina del corpo. E quindi molti si stanno avvicinando a... Cioè collaborano, ci nascono spesso collaborazioni fra medici vero, e... È vero, perché la prima... La nostra prima... nutrizione sta alla base. È proprio la base della nostra, salute. Esatto, poi salute. Perché non puoi mangiare sempre grasso, proprio ti ripugna quasi, no? Anche se è appetitoso, perché... Sì, arriva un certo momento che il tuo fisico è intossicato e poi c'è quello che riesce a smaltire più in fretta e non si accorge, l'altro che io sono una di quelle che appena sgarro un attimo e gonfiori e mal di testa. Siamo e... Sì, che un medico mi ha detto, guarda, sei fortunata perché tu appena hai la spia. Sì, ho capito, ma... Vabbè, magari la prossima vita, magari, ma senza la spia. Mamma mia. Facciamo una breve pausa musicale. Sì, bene. Ci vediamo fra pochi minuti.
Rieccoci qua. Bene. Siamo qui con Christopher, che è il nostro ospite di questa serata. Ospite di lusso. Un ospite di lusso, è un cuoco in carriera, che ha la passione da sempre per la cucina e la sta portando avanti. Lo stiamo intervistando un po' e ci stava raccontando il suo percorso di lavoro scolastico e non. Stavamo dicendo che avevi fatto questa scuola a Vicenza, scusa, e, che è durata quanto? 5 mesi. Più adesso sto facendo i 4 mesi di stage che sono completamente del percorso. Che fanno parte sempre sì, del percorso di questo master, in questi 4 mesi, per mettere poi in pratica effettivamente quello che loro ci hanno detto nella teoria. Ok. Per cui quello che ti ha dato questa scuola è quello che ti sta dando il tuo lavoro attuale? Sì, diciamo di sì. Che cosa ti ha lasciato, diciamo? Cosa hai imparato? Cos'è la cosa che ti ha lasciato di più, insomma? Il rispetto per il prodotto. Che detto così può essere banale, ma anche solo fare un piatto di riso, farlo bollire e tenerlo una cottura, tra virgolette, ottimale, e rispettare quel piatto di riso che tu stai facendo. Invece farlo scuocere o tenerlo troppo crudo, diciamo che il lavoro del contadino che c'è dietro viene un pochino buttato al vento. Bello. Stando su un prodotto comunque che poi è semplice. Ma pensa che cosa poi è bella. È rispetto anche per, rispetto. Anche per poi se stessi. Sì. Perché poi alla fine nel momento in cui noi lo assumiamo, cioè diamo qualcosa al nostro tipo, al nostro corpo, rispetto nel senso rispettare proprio quello che stiamo cucinando. Sì, poi sentendo Christopher adesso parlare mi fa venire in mente quanto poi spreco ci sia nel cibo. Non e ti dico, e anche quanto grasso, quanto condimento, anche in televisione, io non lo so come fanno a cucinare, ma voi usate tanto condimento? Sì. Sì, per essere buono, appetitoso? Non è tanto il discorso del buono, appetitoso. Cos'è? È che perché ti aiuta usano proprio così? Con le cotture. Cioè fare una cotoletta, semplicissima cotoletta alla milanese, cuocerla nell'olio è un conto, dà un risultato. E del burro? Cuocerla nel burro, il risultato è molto diverso. C'è una cotoletta cotta nel burro, è 10 volte migliore rispetto a una cotoletta cotta nell'olio. Però anche da dire che magari utilizzando tutti comunque burro di un certo tipo, carne di un certo tipo, cioè il risultato finale non è come la nostra che magari ci cacciamo il burro, aspetta, qual è quello in offerta, via di qua. Cioè, io di solito quando vado al ristorante comunque di un certo tipo, io torno a casa e non mi sento pesante. Cioè, non è perché ne magari la faccio poco. Io. Non è che ne vado poco. Se mi sente qualche ristoratore mi dice che sono pazza. No, no, vabbè, poi ci sono dei posti dove in realtà magari sbagliano, aumentano, però cioè, noi qua stiamo parlando comunque di ristoranti di un certo livello. Livello, certo. E quindi comunque esci e... No, io non è che frequenti dei ristoranti, per carità, però seguo la televisione, le televisive. Ma io dico, ma quanto burro, ma quanta proprio di quei condimenti che io dico, come fanno? Che continuano a dire che per la salute non si può. Non allora, su quello, se posso permettermi, c'è anche un stesso medico che abbiamo avuto al master, che cosa diceva? Lui diceva sul burro che non è vero che fa male. Ah no? Di certo non fa bene, ma non fa male. Bisogna vedere che burro si usa. Ecco. È come il fritto, che dicono che è pessimo il fritto. Però una volta tanto dicono che non faccia male. Dipende.
Dipende, anche quello sull'olio, se sia buono o meno? Sì, e sul fatto che purtroppo tanti hanno l'abitudine di usare l'olio più di una volta. Più volte. Sì, e l'olio così diventa cancerogeno. Ah sì, certo. Sì, è vero. Sì, no, no, io in casa mia lo uso una volta sola. Sì, però tanti hanno proprio l'abitudine. Ho il mio bidoncino che lo metto dentro e poi lo porto in discarica. L'olio costa. Però... Ma per il fritto quello di arachide, no? Sì. È il massimo, è che di costo, dico. Sì, sì. Però... Tu in che senso dici usarlo una volta? Cioè, non so, io faccio delle cotolette per noi quattro, cioè non lo cambia ogni cotoletta. No, no. Però c'è chi magari lo riscalda, tu dici. Ecco. No, proprio no. Devi immergere. Sì. Io pensavo che, non so, magari utilizzando... No, quello no. No, ti prepari il tuo condimento e ti fa le tue bistecche. Bistecche o cotolette. E poi dire finisco e poi butto fuori. Per cui tu sei un pro burro. Io sì. La mia cucina senza il burro non penso esisterebbe. Pensate. Ma è anche una questione proprio di culturale, secondo me. Cioè, io sono del nord, noi grandi uliveti non ne abbiamo. Abbiamo qualcosa sul Garda. È vero. Però anche storicamente noi siamo quelli del burro. Ma un burro buono, diciamo. Sì, qual però... è? Qual è il burro buono che schizza sempre quando lo metti in padella? La casalinga, la signora Maria che deve comprare il burro. Ecco. Il burro deve comprare. Ecco, per essere... Costa. No, ma c'è in commercio? Non andiamo al supermercato. E dove allora? Bisogna andare o nelle... L'ideale sarebbe poter andare nelle malghe. Malghe. Nei caseifici. Ah. Oppure nei caseifici dove quantomeno... È semi-artigianale. Ma qui intorno c'è un caseificio? Sì, quello a Clanezzo. Clanezzo? Sì, volendo. Tanto sì. Il burro ti dura un sì, po'. Sì, c'è anche la panna nella bottiglia, eh. Ah, sì? Sì, nella bottiglia del tre quarti del litro lì, Ma io lo butterei, nel senso, sì. O la usi per qualcosa. Sì, no, ma faccio per dire le famiglie numerose che fanno, non so, qualcosa con la panna, vanno a prendere quelle bottiglie lì. Quindi io non lo sapevo neanche io, Sì. Il chilometro, il famoso chilometro zero, poi alla fine, cioè... Ormai siamo abituati che tutto va comprato in, cioè, piselli in bustina. Cioè, non hai neanche l'idea di come le raccogli, sì, le verdure. C'è la mentalità la del comodità. Fare di corsa. Sì, di andare via, cacci dentro e non sai cosa... Oggettivamente è così, se devo prendere il burro al caseificio, la carne dal macellaio, il pesce dal pescatore... La frutta dall'ortolano, in seconda battuta dal fruttivendolo. Diciamo che diventa poi, coi tempi moderni e così, sì, che poi è una questione complicato. Di abitudine e di cultura nel farlo, perché... Ormai... Sì, però coi tempi che corrono. Poi comunque la gente che abita in città queste cose non le fa. Va al supermercato sotto casa e si fa la sua spesa. Trova tutto. Cioè, sì. Poi anche è una questione di costi, perché effettivamente... Sì. I costi cambiano. Sì. Però la qualità però non è neanche vero che cambiano i costi. No. Perché un buon burro fatto solo con la panna, un chilo di burro, sì, costa magari 12-13 euro. Mentre un chilo di burro da supermercato magari costa la metà. Sì. Però un chilo di burro di caseificio di pura panna... Rende di più. Rende quanto 2 chili... Anche 2,5 kg di burro da supermercato. Sì, quel sapore ne puoi mettere anche di meno. Resiste. Si può congelare. Perché magari prende l'amaro, non so. Poi di suo resiste un mese tranquillamente il burro. Però se uno che belle deve cose andare mi al caseificio o ha l'occasione di andare in malga a prendere il burro, non è che se vado non prendo il panetto da 2,5 kg, mezzo chilo. Magari ne prendo un paio di chili, lo congelo. Infatti. Non ho problemi sull'averlo congelato e via. Infatti. Poi magari lo separi già, tipo se prendi una cosa grande. Sì, lo tagli già tu a pezzi in base magari... Da 200 per dire, sì, che lo sai o che... O anche dal letto. Non so se una coppia c'erano con i panini letto, del letto. Dici, io faccio letto di una adesso settimana. Adesso non so neanche se ci sono. E così è tranquillo.
Quali? Quelli... Quei panetti una volta, che sì, di un etto, sì, c'erano. Ma alle lungaci credo che ci siano. Sì, non ancora? Sì, sì. E io prendo quello dei 2,5. No, io effettivamente il burro lo uso tanto per i dolci. Per la cucina di tutti i giorni, no. Nel senso olio, che non olio. Sai, io ho la fortuna comunque di avere molti amici sparsi in Italia e quindi mi arriva l'olio dal Garda, l'olio dalla Liguria, l'olio certo, dalla Puglia. E quindi e senti veramente l'olio che... Poi non tendo comunque a non condire quando ho il cibo in padella, quindi lo faccio piuttosto la piastra. È un altro tipo di cucina. Sì. Cioè non è... Certo, non è la cucina che dice No, non è... E la cucina dice ok, non mi sento in colpa stasera. È quella più. Sì. Però una buona insalata con un buon olio ti cambia il gusto l'insalata, cioè di quello che stai mangiando. Basta un cucchiaio di olio che esalti il sapore. Sì, sì, ma infatti su alcuni piatti ci metti la tua passata di olio a crudo, secondo se me. Se deve essere un olio. È buonissimo, certo. Parliamo di un olio con la O maiuscola. Sì. Quello sicuro. Dopo. Ok. Cosa ti piace cucinare, Christopher? Il tuo piatto preferito da cucinare e il tuo piatto preferito da mangiare? Mangiare, anche quello, ne? Bella domanda. Ti piace tutto? Allora, prima di iniziare hai detto, guarda, se non ti piace qualche domanda fai passo. Qui c'è la domanda è bellissima, solo che è difficile dirlo. In questo momento. Personalmente ho un amore per l'interiora. Ah sì? Ma... tutto quello che è interiore. Ah sì. E questo è un amore personale. Pensa, fegato, cuore, eh? Fegato, cuore, animelle, rognoni, polmone, anche milza, il polmone? Midolli. E come li cucini? Li cucini? Dipende poi da taglio a taglio. Una ricettina. Quindi... veloce. Il classico patè, solo che invece di farlo di fegato, fatto con animella di vitello. Ma cos'è l'animella? È una ghiandola che si trova nella gola del vitello e dell'agnello solo fino a quando bevono sono il latte. Piccoli. Ma dai. Ma è quella che dà anche il caglio? No. No, quello è un'altra cosa. Quella si trova nello stomaco. Nello stomaco, sì. Proprio una ghiandola. Quello, quello è un caglio naturale. Sì. Lo sapevo che nello stomaco... Che state c'era una parte di cose che io non ho mai sentito. Sì, lo so che c'era una parte, ecco, sì, però non sapevo che era nello stomaco. No, quello lo caglio nello vitello. Stomaco. Perché questa passione per l'interiore? Non lo so. Li mangi? Sì. Li mangi? Li cuoci? Ma da sempre, magari anche in casa li mangiavate già per quello o dopo è nato? Ma neanche tanto in casa, è proprio una cosa mia. È una cosa forse anche perché a livello mentale penso che la gente... quando parlo di animella non sa cosa sia. E quindi tu dici, me la mangio con... E per esempio che peso ha? Un'animella di vitello. Vitello, diciamo. Un peso medio sui 2,5, 3. Ah, piccola. Sì, sono ghiandoline. Ghiandoline. E poi le taglia come il rognone? Più o meno, le faccio prima, le faccio bollire in acqua che già bolle per 3 minuti da quando riprende il bollore. Le scolo, le taglio a cubettini e poi le faccio saltare. Ma pensa a te. Una volta anche noi mangiavamo tante volte il rognone. Mm-hmm. Il rene. Mia mamma ha cucinato ancora il cuore, ad esempio. Anch'io il cuore. Certo. Bello. Anche come bistecca è buono il cuore. Sì. Se tu lo tagli con la fettatrice, bel sottile, una girata, una... Anche è buono, anche il fegato. Parlavamo di cucina alla griglia, anche il fegato alla griglia. Ah sì? È buono? Allora, mia mamma è sempre stata andare piuttosto tipo... Il classico fegato con le cipolle. Bruciacchiato. Andrea, ma pensi, che non mi piaceva. In vita mia mai fatto il fegato con le cipolle. No, vabbè, è un classico. Mai, te lo giuro. Cioè, l'ha insegnato Andrea. Le signore giovani, come voi, che fanno il fegato con la cipolla, in casa mia non l'ho mai fatto. Lo faccio un po' il fegato di vitello, magari a bistecca, no? Ci metto una fogliolina di salvia, tanto per cambiare. Sì. Te lo taglio ben sottile. E... io ho provato ancora anni fa le cervella impanate. Ah, certo. Anche quelle. Certo, sono buone. Poi invece c'è stato il discorso mucca pazza, sì, non erano più né in vendita. Però io le ho mangiate ancora, buonissime. Ah, sono buone, sì. Io lo reputo, quello dell'interiore, un mondo bellissimo. Sì, poi è poco conosciuto, infatti. La gente
Dai, ragiono anche già con l'idea che un domani spero di avere un ristorante. Sì, se io servo, Cristo, saremo le tue prime clienti. Se io servo tranquillo. Un piatto di animelle, sì? La gente non sa cosa sono. Mm. Quindi, uno, c'è la curiosità di provarle. Mm. Due, qualsiasi prezzo io gli dia, considerando che non è un prodotto commercialmente... È caro o è caro? No. No. Però non è un prodotto che in commercio si trova facilmente, quindi... Non hai un'idea. La gente non sa quanto può costare. Ogni bestiolina. Se io porto del fegato, meno male la gente sa quanto può costare. Ma se inizia ad andare su animelle, altre midolli e così, diventa un pochino più complicata per la gente dire quanto può arrivare a costare. Sì. Poi in effetti quando comunque vai in ristoranti del genere, io cioè, li frequento, ma non... Però ho degli amici chef, quindi Cocerea, sì. Morelli. E la sensazione che hai quando tu esci da questi ristoranti è una esplosione di sapori in bocca. Tu dici, va bene, la prima volta ci può stare che magari sei un po' emozionata, quindi dici, ok, guardo, cerco di gustarmelo così. Lo faccio anch'io così a casa, magari. Lo faccio anch'io, in realtà l'insalata sta sempre di quella cosa, non mi esplode proprio niente, anzi... E invece hai, sai cosa che hai? Sul piatto, ma non so, 5 ingredienti diversi che mischiati insieme. A parte che prima di tutto hanno, non so, la materia prima che è già... È l'eccellenza. Certo. Hanno la qualità prima di tutto. Quindi già quello ti già garantisce, non so, ti mangi la mela e già... Quei fratelli cereali hanno sfondato anche con la... io la chiamo verdurata, ma loro la chiamano tutte le verdure... La dorata di verdura? No. Io la chiamo la verdurata quando si fanno i peperoni, la melanzana. La caponata. Ma loro la caponata. Ah, sì. Sempre lo dicevano sull'Ecco quando erano qui, che era il so... Ma, non so, un semplice piatto con moscardini e polenta? Fatto da loro. Ma come fanno a farlo così? Cioè, tu dici, ma come fanno? E effettivamente hanno tu qualche esci... segreto, dai. No. Qualche segreto. Avete dei segreti nascosti certo. Nelle tasche? Secondo me è la conoscenza degli ingredienti e saperli bilanciare nel modo corretto. Lo studio. Sì, sapere cos'hai in mano e quindi lavorare dici... sempre nei limiti del possibile con l'eccellenza e saperlo usare. Certo. La giusta cottura, il giusto abbinamento con due cibi giusti ti fa... Se faccio cuocere un piatto, non so, un petto di pollo, lo faccio cuocere a fette 5 minuti, lo faccio cuocere 2 minuti, la differenza è completa. Le scaloppine, tu, come ammettiamo, le scaloppine con il petto di pollo, petto di tacchino. Come le fai? Ecco, come le fai? Dai, dimmeli che è un piatto proprio per le famiglie. Farino. Farini? Il petto e lo scaloppo. Sì. Le batto leggermente, ma non troppo. A me piace comunque la carne che abbia un pochino di mordente, diciamo. E che tipo di carne usi? A tutti i suoi termini, lui. La fesa? No, io ci ho chiesto quella di tacchino, più economica. La fesa di... La fesa di tacchino. Di tacchino? Sì, no, io dicevo il petto di... No, cos'è che usi? O pollo o tacchino? Sì, quando faccio... Ecco, se no fai anche il vitello, certo. Il vitello lo evito. Ah, sì? Perché? È asciutto? Perché personalmente la trovo una carne poco saporita. Ah. È vero. Sì, poi dicono che è piena di antibiotici i vitelli adesso. No. Dipende, è sempre il solito discorso. Certo. E dimmi quella lì da... Vabbè, io prendo, batto leggermente le fette. Le passo velocemente nella farina scrollandola il più possibile. Poi qua è un mio difetto, burro. Vabbè, ma il burro anch'io per fare le scaloppine. Sì, quella è l'unica cosa che lo faccio rosolare per bene. Le metto da parte tenendole in caldo in forno. E nella pentola dove le ho fatte cuocere bagno con quello che voglio poi dare come caratteristica. Ma alla fine lo fai? Quando le scaloppine sono cotte, le lascio riposare in forno, ma sui 70 gradi, così loro terminano eventualmente la cottura. E poi cosa ci metti, il marsala o vino bianco? E poi in base a quello che voglio ultimarne metto marsala, limone, vino bianco. Porto. Le mischi anche? Perché io faccio di solito vino bianco e limone. E limone anch'io, perché gli toglie il limone, gli toglie quello. Tipo il grassino. Tu no, il limone. No, perché acido con acido non mi piace. Grazie. Acido cos'è? Acido il limone, acido il vino. Vino.
Sì, in effetti dà due gusti. Cioè, è già un'acidità per quanto tenue quella del vino bianco. Che forse già quello sgrassa, per sì, dire. Se vado poi ad aggiungere ulteriormente ulteriore acidità col limone. Quindi tu cosa consigli? Se noi usiamo il vino bianco e o basta, il limone, solo il vino bianco, solo quello. Anche se grazie, sei stato bravissimo. La miglior scaloppina con un buon porto. Non è prodotto italiano, però un buon porto. Ma non è dolce il porto. Come il Marsala. È come il Marsala. Sì. È il campo del Marsala. Sì, è un Marsala portoghese, possiamo definirlo. Ma è porto portoghese. Buone le scaloppine. Sì, Adesso, aspetta, che mi sono così. Buone, economiche, okay, piacciono tu stai tutti. Facendo adesso questo stage. E il tuo futuro, cosa ti immagini? Il cappello bianco e lavorare dove e il tipo di cucina che tu vuoi fare? Il tuo sogno. Il tuo sogno, sì. Cioè, come ti vedi, il tipo di ristorante che tu vuoi... Ti confessiamo. No, perché poi lui, immaginandosi, tra 5 anni... No, 10 troppo, 5. Ti do 5 perché devi... è troppo poco. No, è troppo poco, Cri. Sì. Quanto facciamo? Facciamo una di mezzo, una decina d'anni. Ah, 10? Vabbè, dai. Beh, sei giovane. Le strade sono infinite. Sono io che ho il tempo, insomma. Tempo. No, poi le strade del Signore sono infinite. Però personalmente, siamo 10. Quanti anni hai, Christopher? Giusto per dare un tempo 23 che anni. Ci ascolta. Dai, ci sta. 23. Allora, 33 ci sta tutto. E il fratello più grande di te o più, piccolo? È più piccolo. Facciamo ancora una piccola pausa musicale e poi Christopher ci racconta il suo sogno. Thank you.
Ecco, rieccoci per l'ultimo momento. Ci siamo lasciati con Christopher che stava deve raccontarci il suo sogno. Ci ha coinvolto stasera. Sì, veramente. È stata una chiacchierata veramente piacevole. Proprio. E quindi noi ti abbiamo dato tempo per 10 anni. Vieni giù ancora, né quando puoi. Sì. Però è possibile. No, potresti essere il quarto elemento, quindi se ti sei divertito anche tu. Esatto. L'unica cosa è che secondo me si prende confidenza e poi ci bacchetta. Ah, quindi sì. Io temo un po' sta cosa. No. Meglio che vengo una volta ogni tanto. Ecco, infatti. Non ci allarghiamo. Ecco. Non facciamo economia domestica così magari. Dici pure, Christian. Christopher, scusami. Mio sogno. Come ti vedi? Ecco, come ti vedi tra 10 anni? Spero di essere chef. Difficile, perché so che è una strada difficile e faticosa, però sarebbe il coronamento di una passione. E chef si diventa come? Lavorando nello stesso posto e poi viene riconosciuto da chi, dagli altri, come quello che decide, tra virgolette. Ok, ma e per quanto tempo bisogna lavorare nello stesso posto per poter diventare dipende. Chef? Può essere che lavori da un anno in quel posto, lo chef cambia luogo perché ha un'offerta migliore e tu vieni promosso. Ho capito. Viene proprio da tante volte perché vengono proprio promossi per cambio di gestione. Ti piacerebbe aprire un ristorante tuo? Sì, non solo uno. Bravo. Una mia idea sarebbe secondo me anche quella di alcuni maestri di avere il ristorante per più fasce. Ah, certo. Cioè? Ragionare, non so, il mio sogno sarebbe l'hamburgeria gourmet per contrapporsi a questi fast food che non si sa bene cosa siano. Sì. Dove tu magari vieni per hamburger, patatine e bibita, spendi magari invece di 5 euro, spendi in quelle maggiori catene, magari ne spendi 12. Però ti garantisco che l'hamburger è fatto in un certo modo, il pane in un certo modo. Sì. Le patatine sono quelle fatte come ti comanda. Sì, con l'olio fatto bene, tutto. Sì. Quindi tu dici alla fine è come se vado a mangiarmi, non so, un piatto in un ristorante, ma in realtà qui sto mangiando comunque un prodotto sano, di qualità, infatti. Esatto, sano, hai detto la parola giusta. Beh, mi piacerebbe avere, quello rimarrà un sogno probabilmente. Ma no. Dai, sei giovane. Un ristorante con il riconoscimento da parte della guida Michelin. Sì. Sarà un sogno, però no, ma quello sognare è, non costa nulla. Infatti. E sono i sogni che ti mantengono poi sempre attivo. Attivo, è vero. E chi ha sogni bassi prima o poi si deprime. Perché se hai io credo ce l'ho alti, ma ogni tanto mi deprimo. Io dico, ma perché non posso volare un po' più nel basso. Nostro settore. A volte magari uno ha come obiettivo essere chef. Bene. Senza mai porsi come la categoria di ristorante. Quindi magari poi diventa chef di una mensa e dice, ok, però cosa sto facendo? Cosa ho fatto della mia vita? Se invece tu ti mantieni un obiettivo comunque alto, come può essere quello di ottenere un domani le stelle Michelin, infatti, diciamo che continuerai anche ad impegnarti sempre a studiare. È vero. Perché comunque lo studio, soprattutto in questo lavoro, non smette mai. Ecco, infatti, cioè, vanno solo molto, quando muori. Va andata molto per un periodo la nouvelle cuisine. Va ancora questo tipo di concezione? Non so, ho visto che in effetti le porzioni sono sempre comunque piatti. Però è la porzione giusta, nel senso che non ti senti né troppo pieno né troppo vuoto. Infatti, perché comunque, anzi, danno secondo me la proprio la giusta porzione per assaporartelo. Sì. Se è troppo magari inizia ad andare oltre, quindi non te lo gusti neanche più. Ma infatti anche a me piace mangiare, non ti dico l'assaggio, però poco e magari più cose, perché mi soddisfa di più. Sì. Ti stimo anche di quel più piattone sempre di quello, sì, però poco, ma comunque provo tutto, ecco. Infatti.
la Nouvelle Cuisine. Ah, no, non è d'accordo con me? No, sì, anch'io. Anch'io. Ho già mangiato abbastanza, ma il mio pezzetto di formaggio e non va bene. Taleggio. A me piace. Queste abitudini. Diciamo sì. Che di scuola Nouvelle Cuisine è stata una rivoluzione talmente importante che è impossibile tornare indietro. Perché in realtà quindi i piatti che noi abbiamo adesso in realtà sono una rivoluzione, sì, di quello... Si basava sull'idea di avere pochi prodotti ma di qualità, che nei grandi ristoranti rimane, di dare porzioni equilibrate, di avere comunque sempre un contorno vegetale con un piatto, che rimangono, perché comunque se uno guarda i menù dei grandi ristoranti, all'interno di un menù c'è sempre una portata che è prettamente di verdure. Magari cucinate in modo particolare, però sempre verdure sono. Io non mi siedo se non ho la verdura. Non mi siedo a tavola proprio. È vero, anch'io. La invento, guai se mi manca. Sì. Anch'io mi sembra di non aver fatto un pasto. Però fa parte di una cultura contadina. E noi siamo ancora comunque molto contenti. Quando ero piccola io c'era miseria, ti accontentavi delle cose dell'orto. Certo. Anche le nostre mamme, poverine... Si davano da fare, non so, la verza, facevano gli involtini, sì. Magari il ripieno era solo di pane e formaggio con l'uovo, però erano cose buone, certo. E anche adesso le apprezzi perché... È vero. No. Assolutamente. Posso chiederti una curiosità mia? Sì. Cosa ne pensi? Perché i cuochi stellati, i grandi chef, sono tutti maschietti, quando poi invece nella cultura nostra è di fatto la donna che cucina? Proprio per quello. Spiegami questa cosa. Poi non è vero, perché in Italia esistono, ok, abbiamo un 30% di chef stellati che sono donne. Ma è stagnone me. Però capisci, i grandi sono sempre maschi comunque. Cioè, personalmente la vedo come cosa mentale da parte della donna. La donna ha il retaggio del passato, no. Che doveva stare in casa e cucinare. Infatti, ma da quando hanno conquistato l'indipendenza, a livello economico e così, dirgli di andare dietro la cucina gli sembra un tornare indietro rispetto alle loro conquiste. Anche io personalmente la vedo così. E in effetti non so, per l'uomo è quando era qualcosa di diverso, è un valore aggiunto, sì, e dire è una scelta, mentre per la donna è quasi è scontato, sì, è quindi non hai quella è una cosa che faccio da una vita, perché magari uno non è spinto a avere la passione per la cucina quando lo fa da sempre. Volevo solo capire da te questa cosa. Sì poi si torna lì. I tuoi modelli di chef? C'è qualcuno che dici mi piacerebbe essere, cioè, a parte il fatto che tu chef Christopher, però comunque bene o male ognuno si guarda, ha dei modelli a cui ispirarsi. Fondamentalmente sono quattro, per ragioni diverse, di importanza diversa, perché sono in ordine prettamente alfabetico: Massimiliano Alaimo, Mario Cornali, che è qui di Almenno. Bravo. Sì, del ristorante Collina. Collina, sì. Poi c'è, Aimo Moroni, che è di Milano, e Norbert Niederkofler, che è del Trentino. Ah, quello lo conosco. Cioè, diciamo che per motivi simili e diversi tra di loro, sono quelli a cui più mi ispiro. Sia come personalità che modo di cucinare, tu intendi. Perché... impiegano proprio Niederkofler, addirittura, pur avendo 2 stelle Michelin, ha bandito dalla sua cucina il pesce di mare. Sì. Perché questa cosa? Perché lui vuole cucinare la montagna. Sì, sono proprio scelte. Sì, è quello che poi piace anche a me. Un po' per quello che ho preso da Mario. È l'idea di cucinare quello che il territorio mi offre. Bello. Se il territorio mi offre la verza dell'orto, perché devo andare a prendere il cavolo magari quello, il cavolo costa, che viene da chissà dove. Sì, infatti quando vedo, magari non so, mi dicono in quel ristorante lì cucinano di quel pesce, magari su un cucuzzolo, io ho quello stacco e dico ma come stona fa? Un po' come cosa
Mentre se mi dicono no, su quella collina ti fanno un polentino con il brasatino, quella ecco cosa, in effetti a livello mentale c'è. Certo. Ma conosci bene tu il Mario? Sì. Sei stato su? Lavorare? Ogni tanto faccio degli extra e mi ha aiutato anche tanto con la tesi dell'alberghiero. Pensa a te. Quello che forse ha influenzato più di tutti la mia idea di cucina. Bello. Che anche bravo. Se lui non lo sa. Certo. Inviteremo anche lui allora. Quanto meno lo nega. Una mini dedica nella tesi. Dove ma è anche giusto. Ah, sì, è anche giusto valorizzare i nostri ristoranti. E se tu hai avuto a che fare poi... Sì. Io lo conosco come vista, conosco bene il papà e la mamma, ma il ragazzo sì, così. È molto cambiata rispetto ai tempi del padre e della madre. Sì, si mangiava bene neanche quei tempi, né? Bisogna diciamo dire la verità. Di cucina diversa. Certo, come tutti. È cambiato, quello è quello che rimane sulla curva. Sì, sì. Dopo Bardino. E allora inviteremo anche lui, ti farà piacere averlo... Se avrà tempo ancora, possiamo organizzare una serata con due ospiti d'eccezione. Infatti, Christopher e Cornali. Cornali, sì. Mario Cornali. Cornali. Dai, vedi che abbiamo trovato. Vi abbiamo già svelato in anticipo chi ci sarà tra di noi. Sì, ma allora stasera chiudiamo così. Ringraziamo Christopher. Ma tantissimo, Christopher. Vieni giù ancora, dai. Sì, sì, no, ma adesso lo prenotiamo. Dai. Ci ha sicuramente insegnato qualcosa questa altro sera. Che? Allora, la prossima volta ti sfruttiamo. Adesso oggi abbiamo conosciuto chi è Christopher. La prossima volta ricette. Perfetto. Grazie Luca. Ringraziamo Luca, il nostro super Grazie. Regista. Grazie Luca. E grazie noi... ragazze. Grazie Anna. Grazie. Noi ci vediamo il mese prossimo. Bene, sì. Ci sentiremo. Con ricette di Natale il mese prossimo. Sì? Sì, siamo già a Natale. Eh già, ci tocca Anna. Va bene, dai. Arrivederci. Grazie a tutti, buonanotte. Buonanotte.